Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Lords of the Fallen e siamo nella quarta puntata della Platinum Run Vestigia di Chabui. Da questo punto, come detto nella scorsa puntata, trovate la playlist in descrizione qualora vi foste persi le altre puntate della Platinum Run. Andiamo a liberare appunto l'NPC di fuoco. Queste sono le lanterne di cui vi parlavo nella scorsa puntata, vi danno gli occhi strappati appena le vedete, mi raccomando, utilizzatele. Perché vedete c'è il nome del giocatore che è stato ucciso da quel mob e in questo modo potrete ottenere gli occhi strappati. Quindi mi raccomando, datelo. Questi facciamo un attimo fuori, se no ci rompono. Bene. E avevamo preso tutti gli oggetti. Un momento di vuoto. Sì, avevamo preso tutti. Lassù, vero? Credo di sì. Comunque, andiamo e smettila, mo qui ci buttiamo. Va benissimo, così non ci scassano più. E qui spero di non cadere male. Nel caso, torno qui e vi taglio il pezzo. Attenzione, io odio fare i salti nei Souls. Perfetto. Ok. Elmo da confesso. Non credo di averlo mai droppato nell'altra run. Dovrei guardarci. Siamo qui. E saltiamo qui. Dovremmo aver finito con i salti pericolosi. Fate attenzione qui perché questo vi spinge, quindi venite qua di lato. Io avevo dimenticato di sto mob, ma lui vi spinge e vi vola di sotto, quindi state attaccati alla parete. Così evitate di volare. Qui c'è un altro rompiscatole. Eccolo qui. Questi sono tutti sostanzialmente inutili. Ma scusate, tutti sul bordo sono degli infami. Si mettono sul bordo così volate più facilmente. Non li lockate perché sennò cadete pure voi. Quindi qui non usate il lock. Per esperienza personale. Insomma, direi di evitare. Qui, come prima cosa, facciamo fuori lui. E poi attaccate questi. Ce n'è un altro di qua. Prima di andare dallo stregone. Ok. Lui l'abbiamo seccato. Quella è la leva che servirà per chiamare l'ascensore qualora non fosse in questa posizione, o comunque già presente. Qui c'è il bastone. Dove sei uscito? Questo è un item poco utile perché tanto ve lo droppano 800 milioni di volte. Prendiamo l'ascensore e andiamo su. Ora, una volta che arriviamo su, andiamo a sbloccare lo shortcut. Riprendiamo il colore. E dobbiamo andare di qua, giusto? Sì. No, non è qui lo shortcut, mi ricordavo male. No, 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 non è qui. Vedete, sono un po' rincoglionita. Nonostante lo abbia rifatto con Frixi ieri. Qui c'è un ricordo che prendiamo dopo. Quindi non entrate subito nel mondo Umbral perché qui dovremo tenere la lampada in questo modo e camminare verso la piattaforma e ci troveremo qui sotto. Vedete dove c'è l'oggettino? Lasciamo la lampada e cadiamo giù. Altrimenti non possiamo raggiungere questo punto. Troviamo il bastone fedele e qui di nuovo andiamo da questo lato. Qui volendo potete già attivare Umbral. Come volete, io preferisco farlo dopo. E dal muro qui vi usciranno tre zombetti. Fate attenzione, adesso tiriamo il ponte. Dopo ci giriamo subito. Eccoli qui, maledetti. Sono un po' infami, eh. Ecco qui, così ci rileviamo di mezzo. Ora, per andare a prendere la chiave,
Qui c'è anche una scala volendo per andare di qua. Possiamo anche farlo subito. Ah sì, via. Il mostro, senza che ci torniamo. Facciamo fuori il piccione maledetto. Tutto ciò che ha le ali è un piccione. Questo lo insegna il buon quel tale Ale, che io adoro tantissimo, mi piace da morire. Quindi lo seguo tipo da una vita, per cui credo sia stato il primissimo che ho seguito su YouTube. Per cui lì ci prendiamo l'oggetto, non credo ci sia più nulla qui. No, infatti, ricordavo bene, perché di qua non c'è nulla, giusto? Giustissimo. Bene. Andiamo di nuovo di qua. Qui fate particolare attenzione perché dobbiamo scippare quello, ma arriva Satana. Quindi vi fermate qui, scippate velocemente, prendete l'oggetto e appena questi si infilano sotto, via, correte. Non uscite dal mondo Umbral, ma andate, taci vostra, di qua. Io volendo potrei anche batterlo, perché posso farlo. Sono overlivellata, non mi fa nulla, ma se arrivate a livello giusto, qui vi fa malissimo. Quindi voi scappate, poi di qua ci possiamo arrivare da un'altra parte, ma comunque ora ve lo faccio vedere e dopo utilizziamo la chiave. Qui prendiamo l'oggetto, qui possiamo aprire la porta e qui arriviamo da Dammir nel sonno celeste, vedete? Quindi poi con la chiave possiamo tranquillamente aprire. Ma per prendere questo oggetto o correte se non riuscite a far fuori Satana oppure lo fate in un secondo momento, ma molto molto semplice, insomma, non batterlo ma scappare. Quindi voi correte, andate su, prendete l'oggetto. Io sono ucciso per comodità, però voi andate su, prendete l'oggetto, ritornate giù, aprite il cancello e ritornate giù. Qui apriamo la porta perché abbiamo appunto appena preso la chiave. E per prima cosa me la locchi la signorina su? Sì, la locca. Andiamo a scippare la signorina lassù. Visto che siamo qui, così dopo non ci torniamo. Dai, però quando fai così. Ok. Tiriamo la piattaforma, ci giriamo, scippiamo quest'altra signorina. Poi andiamo da questa parte. Dopo dobbiamo venire a prendere un pezzo, ma poco importa. Insomma, ci mettiamo un attimo. Abbiamo già scippato le signorine. Qui riprendiamo il ciondolo, era? Sì, il pungiglione della principessa. Dopodiché non c'è più nulla, possiamo tornare su. Prendiamo il teschio e qui c'è una chest, l'apriamo, prendiamo il set, qui altro teschietto, andiamo su, ci fermiamo qui e saltiamo sul tetto. Dove è andata la signorina? Lì, qui abbiamo la signorina da scippare, la scippiamo. Torniamo giù e saliamo le scale. Vedete, lì si è aperto il portale Umbral. Andiamo su. Scippiamo pure questo qui. Mi sono scordata i BR ricordo, raga. Ecco, vedete? Sono un po' rimbambita. Ora, torniamo giù. Prima di continuare ci andiamo a prendere il ricordo che vi ho mostrato prima e vi ho detto lo prendiamo dopo che siamo nel mondo Umbral. Esatto. Quindi usciamo un attimo, tanto ce l'abbiamo qui sulla destra. Prendiamo questo ricordo qui. Divine Adir, witness this offering. Qui intanto va.
che ansia terribile. Risi tu, Umbral. Qui c'è la signorina, appunto, che dobbiamo liberare, che è la prigioniera torturata. Gli consegniamo accusa bruciante che dopo potremmo riottenere, perché c'è stato qualcuno che sotto il video in cui vi mostravo come liberarla mi ha detto: ah, ma io ho accusa bruciante, glielo devo dare dopo, come faccio? La mia vita finisce. No, si recupera dopo. Bisogna continuare a fare la quest che non vi ho mostrato in quel video, perché imparate per cortesia a leggere le copertine. Nella copertina c'è scritto come liberare la... come ottenere il negozio per incantesimi infernali, ok? Per la classe comunque infernale, per ottenere incantesimi di fuoco. Non ho detto, non ho scritto andiamo a fare la quest, perché la quest non l'ho ancora completata, perché i passaggi sono complessi. Li vedremo nella Platinum Run, e se riesco farò anche delle guide a parte, non garantisco, ma comunque li vedremo tutti nella Platinum Run. Ma se in copertina non c'è scritto, giovani, non è quello che pensate voi che sia, perché in le copertine sono chiare, non sono clickbait, per cui insomma è così, veramente non so che dirvi. Poi per carità, se può sbagliare, però magari i toni quando scrivete nei commenti, ecco, imparate a scrivere con tono, perché poi insomma io credo l'educazione e la gentilezza prima di tutto, come dice sempre mia madre, si raccolgono più api con un goccio di miele e con una goccia di acido. Lì prendiamo il ricordo, per cui siate sempre gentili. Entriamo. Poi posso anche sbagliare io, con gentilezza me lo fate notare, con gentilezza io vi ringrazio, e soprattutto vado a correggere l'errore, se non me ne accorgo. Sbagliare è umano, ma la copertina era chiara comunque. Prima di andare di qua però andiamo ad aprire la porta. La sono scordata, vedete, scusate. Apriamo questa porta qui. Tanto il ricordo va. Perfetto, ora andiamo da questa parte e andiamo a prendere un oggetto da lancio, se non ricordo male. Qui andiamo da questa parte. Esatto, il giavellotto corto. E ci buttiamo di qua. Prenderemo un po' di danni da caduta. Andiamo di qua e torniamo al sonno celeste. Ci riposiamo, perché abbiamo liberato la prigioniera, quindi ci dobbiamo assolutamente riposare, e torniamo da lei. Qui riposiamoci velocemente. Sta per venirmi uno starnuto di quelli epici, misto a colpo di tosse, in cui la cella ci sarà Kukajin. Kukulukajin, non mi ricordo mai il nome. Andiamo di qua. Prendiamo la gabbia e andiamo a trovare lei. Quindi torniamo su da questa parte e dobbiamo andare nella zona dove abbiamo affrontato Pieta. E lei sarà lì. Dopo ci dovremmo tornare quando avremo ucciso la progenie rinnegata. Gli dovremo dare l'occhio. Dovremmo i dialoghi. Ci darà un gesto. Qui possiamo acquistare, ovviamente acquistate tutti gli incantesimi, anche le armi, anche il set. Ok? Io lo farò. Questo me l'ha passato Frizzi. Il set non credo di averlo, acquistiamo subito, via. Ok, poi acquistate anche l'amuleto, ovviamente dovrete avere tutte le armi per un trofeo, quindi acquistate tutto. Ci parlate, esaurite tutto, mi raccomando, dovremmo essere a posto, giusto? Sì. E la lasciamo qui. Torniamo indietro, quindi andiamo alla vestigia del sonno celeste e andiamo avanti, per cui ci vediamo direttamente alla vestigia del sonno celeste, così posso fare questo starnuto epico. Bene, siamo tornati qui nella palude, quindi vestigia di Valade.
con lui abbiamo già parlato e ora andiamo da questa parte e andiamo a sbloccare per prima cosa lo shortcut. Ne abbiamo uno per terra e ne arriverà uno anche da dietro. Ciccio, su. Lì dopo ci passiamo, non vi preoccupate. Diciamo che la cosa che mi preme di più normalmente è sempre lo shortcut. Dovrebbe essere un altro oggettino. Buoni tutti. No, non c'è un altro oggetto qui, c'era solo quello. Perfetto. E ci hanno invaso. Quindi ora vi taglierò questa parte e tornerò qui. Bene. Abbiamo fatto tutto, disattivato l'online per non avere scassamenti durante la registrazione. Me l'ero dimenticata. Ma vabbè. Facciamo fuori lui. E poi andiamo su di qua, così andiamo a sbloccare lo shortcut. Questi sono un po' cattivi, fate attenzione. E qui abbiamo sbloccato lo shortcut. Ora famo fuori tutta sta gente. Perfetto, facci tua. Mazza che bombone che hai tirato. No, maledetto. Fanno certi zompi. Facciamo fuori lui. Non mi spingere, non essere aggressivo. Dove è andato quell'altro? Perfetto. Ora andiamo a prendere un oggettino prima di andare a liberare la signorina. Andiamo di qua. Anche se prima converrebbe fare proprio piazza pure. Ma quanti siete? Mamma mia. Questo possiamo prenderlo dopo. In realtà vedete Deralium, questi sono frammenti che serviranno per potenziare le armi. Siamo fuori prima loro. Ecco. Li odio profondamente. Li odio profondamente. Siamo fuori anche quest'altro. Me lo occhi. Niente. Vedete che cambia lo stesso il lock. Fa schifo proprio. Il lock in questo gioco è vomito puro. E non solo il lock, ma noi ci divertiamo lo stesso. Tu cosa ci fai lì? Dimmi. Non dovresti stare lì, dovresti stare giù tu. Quello laggiù non ci calcola, lo raggiungiamo dopo. Perfetto. Qui abbiamo la ragazza da liberare. Potremmo anche liberarla ora, visto che abbiamo fatto piazza pulita. Per cui vi mostro cosa ci servirà. Catalizzatore radioso e la magia, l'incantesimo santifica. Ve lo mostro, vedete, si vede lì con R1, si vede anche nel video che comunque vi ho portato, dove vi mostro come liberarla e come fare tutta la quest. Quindi andiamo a usare santifica, ci vuole la radiosità a 18. In questo modo l'andiamo a liberare. Parliamo e andiamo a esaurire dal pendente dell'indurimento. Non vi dico la battuta che ha fatto Frixi quando l'ha visto. Lascio immaginare. A posto, abbiamo esaurito i dialoghi con lei. Per prendere il drappo dietro dovremmo riposarci a una vestigia. Prima di farlo ovviamente andiamo un attimino avanti. Non c'è fretta, lei ci servirà per il boss della zona. Quindi andiamo a usare la nostra lampada. A prendere un altro oggettino qui. Andiamo di qua. Andiamo
questo. Ok, ci siamo. C'è anche un oggetto sopra, ma a te ti picchio. Una questione di principio proprio. Quindi vai giù. Loro danno dei bei drop normalmente, quindi se riuscite fateli fuori, perché l'ammasso di pietra di mana, se siete degli stregoni utilizzate la magia, è ottimo. Ora. Oh, a me l'occhi che dico io. No, perché funzioni male. Scorregione. Vamo fuori lo scorregione. È morto scorregione, sì. Poi lui. Forse ci conviene, attenzione, fare prima il giro dall'altro lato in realtà, ma va bene anche qui. Qui siamo sempre fuori il piccione. Ok, scippiamo il tizio, così non lo facciamo dopo. Vedete, falena del vigore, sono oggetti molto molto utili i suoi. Qui ci prendiamo un'altra quintessenza, quindi andiamo a 5 Sanguinarix. E dai un po'. Che cos'è? Qui volendo possiamo salire. Adesso ci prendiamo questo oggetto qui. Facciamo fuori lui. Sul tetto poi ne troviamo un altro. Potremmo anche proseguire di qua. Qui se volete potete mettere un seme, ma non ve lo consiglio qui. Andiamo su, così ci leviamo di mezzo anche lui. Trista bono. Questo schifo che sputi. Prendiamo il droppino. Questi da dove sono usciti? Oh. Scusate, mi hanno bussato, quindi è andato un po' avanti il contatore del mondo Umbral. Pazienza. Dove siamo? Non mi ricordo più. Ci riscendiamo. Ok, di là abbiamo fatto. Andiamo da questa parte. Andiamo di qua. Con lui. Riprendiamo questo oggetto. E possiamo tornare in questa zona dove c'era appunto Kukajin che abbiamo liberato. Ora usciamo dal mondo Umbral per il momento. Poi dopo ci rientriamo, ma il contatore mi è andato veramente un pochino troppo avanti. Ah, erano quei due quelli che ci hanno attaccato prima. Ci vedono da distanze assurde comunque. Facciamo fuori scorreggino. Andiamo di qua. Ci prendiamo questo oggetto. Lì metteremo il seme per comodità. Ma prima facciamo fuori tutti questi scorreggetti. E questi fanno un sacco di peti puzzoni e ci avvelenano. Dovremmo averli uccisi tutti, ranocchi. Sì. E qui facciamo piazza pulita. Ci prendiamo tutti i drop. E sono tutti teschi, se non ricordo male. Anche quello laggiù. Questo cosa ci ha lasciato? Un masso di radici. Non ricordo assolutamente cosa fanno. Ma non importa. Qui possiamo sfondare la porta. E possiamo sfondare anche lui. E qui dovremmo entrare, sì. Cosa che faremo dopo. Ah, aspettate, ci ha lasciato un drop. Qui facciamo fuori lui. Io cerco di far fuori tutti i nemici che ci scassano. Adesso dobbiamo tornare un attimo indietro, ma per prima cosa. Ah, quello lo dobbiamo uccidere dopo. Va bene, torniamo dopo. Adesso abbiamo il catalizzatore. E non ho niente per ucciderlo dalla distanza. Quindi torniamo di qua. In questo punto entriamo nel mondo Umbral. Possiamo parlare con il Cavaliere di Ferro e possiamo mettere soprattutto un semino. Mettiamo il seme. Parliamo con lui. Andiamo a esaurire i dialoghi.
Perfetto. Qui sfondiamo il tutto. Vi mostro come aprire lo shortcut. E ci andiamo dopo. Non essere aggressivo. Qui se non avete oggetti da lancio, sfondategli le gambe. Assolutamente. In questo modo. Fate attenzione perché vi colpisce, vi scamaccia. Poi lo picchiate. È già morto? Poi di solito non muore subito, però a sto giro è già morto. Meglio per noi. Fate attenzione alle palle. Aspettate scorreggino. Perché ora le palle, vedete? Quindi di lato e le evitate. Qui abbiamo un altro paio di pallette. E qui abbiamo lui. E lo andiamo a fare fuori. Prendiamo il drop. Qui andiamo a tirare giù lo shortcut. E di là andiamo ad affrontare il boss. Se avete bisogno di curarvi, ovviamente, potete tranquillamente da qui tornare nel punto della vestigia del seme che abbiamo piantato. Eccolo qui. Molto molto easy. Cosa ci fa questo qui? E vi potete riposare senza troppi problemi. Io ora uscirò dal mondo Umbral. Dovrei avere la statuetta qui vicino. Non è vero, perché l'ho usata. Ci fa sta altra scorreggina qui. Vedi, vieni qua. Quindi niente, mi riposerò, perché devo andare a mangiare. E quindi, per forza di cose, e devo riposare, perché sennò qui ci dilaniano l'anima. Però, volendo, potreste continuare a andare a fare il boss, solo che non vorrei mangiare freddo, anche perché ho il brodino caldo per la gola. Per cui, nemici nelle vicinanze, non è vero. Ok, adesso ci riposiamo, ma se voi volete fate direttamente il boss. Mangio, torno e vi mostro come affrontare il boss e poi come continuare l'esplorazione di questa zona della palude. Ok, giovani. Mamma mia, peggioro sempre di più. Dunque, dobbiamo andare di qua. Andiamo ad affrontare il boss. E come si chiama? Avanti da dritto. E dai, siete buoni. Pesantezza. Molto falso, se non sbaglio si chiama. Il drop giù l'abbiamo già preso. Vai. È arrivato? Sì. Ora potremmo andare a prendere la fiaschetta in più in realtà, ma ci andiamo dopo, via. Eccolo lì il maledetto. Qui abbiamo una signorina da shippare. Possiamo shipparla subito. E se riusciamo, shippiamo anche quest'altra subito. Anche se forse non è stata una roba intelligente. Sì, infatti, perché abbiamo quello che adesso ci scassa l'anima. Sono geniale, sono geniale. Bene. Lui lo dobbiamo colpire da dietro, ovviamente. Davanti, vedete, non gli facciamo danno. Dai, su, mamma mia. Ovviamente sul canale trovate il video su come affrontarlo. E so che alcuni l'hanno tipo glitchato, non ho idea di come abbiano fatto. Ma se si glitcha un boss, vi comunico che non è che il gioco è una merda. Perché non avete idea dei glitch che si possono fare su Elden Ring. Quindi parlare così è un po' da incompetenti e anche un po' stupidi. Perché tutti i giochi hanno difetti e hanno numerosi glitch. Fammi curare.
Per cui, ve lo dico solo perché sotto il video di questo boss qualcuno mi ha scritto: "Ah, io l'ho glitchato, è stato molto molto easy, che gioco di merda." Per un glitch? Allora il Elden Ring lo buttiamo nel bidone della monnezza, perché appena correggevano un glitch ne trovavano altri 400, quindi... E vi dirò, ne hanno trovato anche sull'Eyes of P. Cioè, sto rischiando di morire perché sono stupida. Non ve l'ho portato perché... Madonna mia, terribile sono. Sto facendo veramente lo schifo. Perché? Perché ho tirato le donnine. Non tirate le donnine appiccicate, aspettate. Mi ero dimenticata che c'erano i tizi sopra, lo fate una volta che lui muore. Ora siamo senza cure. E rischiamo di rimanerci secchi perché sono stupida. Molto semplicemente. Così così a ricerca sei veramente molto fastidioso. Per questo, ora qui fate attenzione, è pieno di ranocchi scorreggioni. Ok, ci è andata bene. Prendiamo il droppino. Ho finito le cure perché sono stupida e volevo fare una roba un pochino più veloce. Qui c'è un droppino, prendiamo. Qui tiriamo giù la scala, è un altro shortcut. Di qua. Qui c'è un altro oggetto da dare a Dahmer, se non sbaglio, il rosario dell'avanguardia Barros. Credo dobbiamo ridarlo a lui. Se non ricordo male. E in teoria potremmo andare avanti. Solo che non avendo cure rischio di morire malissimo. Però potrei anche provare in realtà. Vi dirò. Vi dirò. Abito da Passolungo Shuya. Figo. Molto figo. E io direi che possiamo provare a farlo. Ok, ho cambiato cose. Mi sono messa le briopietre per curarmi un attimo. Facciamo fuori questo. Mi sono rimessa anche gli oggetti da lancio. Perfetto, così questo lo tiriamo giù. Lo leviamo di mezzo. Anche se da qui... Sai che dobbiamo tornare indietro? La mia memoria fa schifo, eh. Qui abbiamo l'oggettino. Lo prendiamo. Se non ricordo male, dobbiamo... Eh sì, qua siamo all'inizio. Bene, visto che siamo all'inizio, potremmo tornare anche alla Vestigia. Però... No, no, non torniamo alla Vestigia. Andiamo avanti. Ho usato la bigliopietra. Che senso ha? Andiamo di qua. Fatemi ricordare. Di qua, sì. Dobbiamo proprio tornare indietro. Perché andiamo direttamente. Abbiamo la signorina. È così. Ah, qui se non sbaglio... Arriviamo dall'altro lato, siamo già stati. Ho un momento di confusione. Muori, perfetto. E qui possiamo scendere. Perché ce l'abbiamo qui, potremmo anche resettare il tutto. Tanto ormai li abbiamo resettati, perché arrischiare? Quindi sì, ci riposiamo qui. Anche se ho usato le biopietre, chi se ne frega, non è un problema. Ok, ci rimettiamo le nostre cure. Dovremmo tornare in realtà, ma ci torniamo dopo, prima di affrontare il boss, quindi ci facciamo questa parte qui velocissimamente. Oh, la prima volta che sono venuta qui col primo personaggio mi hanno attaccato in 400 ranocchi, questo lock fa sempre più schifo. E adesso non mi cagano neanche. Posso lockare chi dico io?
Niente, si deve comunque spostare in automatico. Vabbè. Questo l'avevamo già fatto, eh? Aspettate che non mi ricordo. No, non l'avevamo fatto. Qui c'è l'oggettino. Eccolo qui, anello della vegetazione, importantissimo. Io odio quando spacchiamo sti co... Oh! C2A. Presente? E niente, no, in ogni caso mi devono fare del danno perché hanno deciso così. Ok. Non dobbiamo andare di qua. Signorina. La pazienza. Bene, mi dai il droppino? Non mi ha dato neanche un droppino questa maledetta. Ah, eccolo. Mi piace l'ammasso. Ok, torniamo indietro. E di qua? Ci sei tu, maledetto. Poi lui. Sai che c'è? Lo prendiamo direttamente così. Bene. Piccolo scorreggino. Ok. Io, maledetto, una cura, me la sparo. Io li odio. Io li odio. Hai finito? Mamma mia. Ok. Ora dobbiamo andare di qua. E andiamo a tirare la signorina qui. E basta. E andiamo a tirare questo. Tocca che ci curiamo di nuovo. Andiamo da questa parte. Giriamo di qua. Abbiamo un altro oggetto da lancio. La granata abbandonata. Poi trovate anche il video sul canale. Ma basta però. O continuo. Di qua. Lì ci sono i ranocchietti. Quelli che riuscite a far fuori dalla distanza, fateli fuori. Lì non ci arriva, a meno che non si avvicina, proviamo. Ma dopo vengono... Ah no, infatti non ci arriva. Va bene, piccione. Mamma mia, sto lock. A voglia. Ok, facciamo fuori tutti. E scippiamo questo qui. Questo giovinotto appiccicato al muro. Prendiamo l'occhio. Vabbè, basta, dai, su. Andiamo qui. Prendiamo questo. Ah, levatevi, che stress. E qui fate un pezzetto alla volta. Cioè, rimanete qui. Ecco, quello in teoria non ci doveva aggrare, non doveva vederci. E di solito non ci vede mai subito, ma va bene lo stesso. Li portiamo qui e li affrontiamo senza quel rompiscatole che ci lancia cose. Dopodiché lo locchiamo da qua giù, se ci riusciamo. Siamo riusciti, ma ovviamente c'è quella... ho sbagliato tantissimo. Ciccio! Io adesso lo faccio fuori lo stesso, anche se è protetto. Ma, eventualmente, dovete uccidere fantasmini. Guarda se sta fermo questo, eh. Veramente, pessimo.
abbiamo preso l'altro. Dai che ci manca poco te. Vabbè, lasciamoli lì, chi se ne frega. Potremmo uscire dal mondo Umbral, ma invece no, lì ci andiamo dopo. Questo lo famo fuori su. Mamma, maledizione. Io odio quando si attacca al muro. Qui ci tiriamo giù lo shortcut. E di qua dobbiamo tirare le signorine. Quindi una ce l'abbiamo qui. Una signorina, non le. E di qua ci prendiamo il set dello spettro. Dell'angelo, scusate, del vuoto. Come lo ricordo. Qui siamo a posto. Abbiamo tirato la signorina. Ah, ce n'era un'altra. Aspettate, aspettate che non la trovo mai quest'altra, perché non si vede. Maledetti. Qua sì, qua dentro. Sì, qui dentro, ok. Che non si vede mai. Erano due allora, non era una, vedi. Dai, sbrigati, che tra un po' arriva Satana. Su. Andiamo di qua. Qui rifacciamo tutto il percorso correndo a bomba, perché dobbiamo assolutamente uscire dal mondo Umbral. Ci rimane molto molto poco. Speriamo di farcela. Ecco qui. Pelo pelo, giovani. Pelo pelo. Sono stati veramente bravissimi. Più che bravissimi. Cioè, mi ha avuto veramente fortuna. Tua sorella presente. Quindi ora prendiamo l'oggetto qui dentro. Dopodiché qui, se non sbaglio, non c'era nulla lì dentro. No. Qui abbiamo fatto tutto. A parte quel rompiscatole, c'è un oggetto lassù. Ma non mi ricordo assolutamente come arrivare, sapete? Da sopra probabilmente. Aspettate, va. E lì c'è un oggettino e non mi ricordo che cos'è. Adesso passiamo un attimo nel mondo Umbral. E non sbaglio. Aspettate. E dai un po'. È di qua. Giusto? Sì, è di qua. Di qua però c'era di qua. Ok, per tornare nel mondo i vivi. Qui c'ho l'oggettino. Niente di che, però ce lo prendiamo lo stesso. Ok, possiamo continuare. Andiamo di qua. Ci andiamo a mettere un altro seme, perché ora torniamo al sogno e dopo affrontiamo il boss. Torniamo al sogno perché dobbiamo parlare con la Kukaji, Kukajini. Vabbè, comunque torniamo al sogno. Ok, scusate, ho avuto, mamma mia, ho proprio in coma. Eccola qui, noi la troviamo qui. Ci parliamo e andiamo ad esaurire i dialoghi. Io ti aiuto, tu mi paghi. Questa è, vedete, è l'ultima frase che ci dirà. Lei ogni volta che ci verrà a dare una mano, ovviamente, ci manderà una fattura. Andiamo ad aumentare le nostre cure. Così le portiamo a più 5. Perfetto. Dai. Okay. E credo dobbiamo dare il rosario a lui, però non ricordo se lo dobbiamo dare a lui. Comunque ci parliamo.
Sì, Rosario, esattamente. Un altro oggetto per la sua quest. È a posto? Ho finito di chiacchierare, chiacchierone. Ora, lui non ci dice nulla, giusto? No. Tu non ci dici nulla. Esattamente. Ci acquistiamo un paio di semi. Anzi, no, perché il boss ce ne dovrebbe dare uno. Li acquistiamo dopo. E se no dopo... Non mi ricordo se li perdiamo. Salve! Ecci c'è qualcosa? No. E ora non ci dice niente perché gli dobbiamo portare la prima tavoletta. Direi di acquistare qualcosina con i soldi che abbiamo, ovviamente. Quindi inizia a prendere col vigore l'anello. E io non mi ricordo se li troviamo da qualche parte, sapete? Non me lo ricordo, li prendiamo dopo. L'anello lo prendiamo perché credo quello non si trovi da nessuna parte. Poi il resto ci pensiamo dopo. Prima ovviamente di andare a fare il boss, ci teletrasportiamo di nuovo alla palude perché dobbiamo andare a prendere il drop. Facciamo una cosa veramente velocissima. Ci andiamo a prendere il drop che ci ha lasciato la baby. Perché non ho tirato giù la scala qui? Qui non ho tirato né giù la scala né ci siamo andati a prendere gli oggetti di dietro. Sono un Phenom, uno di quei fenomeni. Vedo una cippa. Ok, qui troviamo, esatto, l'anello e il colore. Quindi insomma, direi discretamente importante. Non abbiamo fatto neanche il giro da sopra in realtà qui nella palude. Dovremmo fare anche il giro sopra. Ora andiamo a fare tutto. Andiamo a pigliare quello e facciamo pure il giro sopra. Questa puntata verrà un po' lunga, ma pazienza, la palude richiede tempo. Venite, tu via. Siete voi, li fate venire uno alla volta e li fate fuori uno alla volta, così non avete problemi. Dov'è l'altro? Cretino. Perfetto. Ora di qua. E qui possiamo prenderci l'oggettino che è il catalizzatore. Wheelmark, ottimo per le build radiosità. Veramente ottimo, eh. Che potete andare ad utilizzare, se non erro, 4 incantesimi e scala di più, quindi fa più danno. Torniamo qui, entriamo nel mondo Umbral, saliamo le scale, andiamo a prendere gli altri oggetti che ci mancano e dopo andiamo a fare il boss. Ovviamente moriamo la prima volta dal boss perché poi dobbiamo evocare Ukajin. Se volete fare la sua quest, è così. Io la farò, ve la mostrerò e quindi mi farò uccidere. Di cui entrerò direttamente nel mondo Umbral per accorciare i tempi e dopo evocherò lei. Qui oggettino a distanza, lo facciamo fuori. Copiamo quest'altro. Così. Troppino. Questo è un ottimo punto per farmare appunto il Deralion. Vedete grandi schegge. E anche il set. I set dei vari mob che ci sono qui. Sul canale trovate il video. Se usate o l'anello della scoperta oppure la zampa di coniglio, o ancora meglio la zampa che vi danno quei mostriciattoli, le trappole insomma, e se li uccidete con la lanterna come mi avete giustamente suggerito voi,
E non vi ringrazierò mai abbastanza perché questa cosa l'avevo proprio persa. Comunque, se li uccidete così, con la lanterna, le trappole, vi droppano delle zampe di qualcos'altro. Ora li facciamo fuori. Andiamo a prendere un altro oggettino su. Qui. Facciamo questo. Mamma mia, che pesanti. Aio. Andiamo a fare lui. Perfetto. Abbiamo trovato anche la mazza. Ottimo. Continuiamo da questa parte. Facciamo fuori lui, che è quello che ci ha scassato prima di entrare nella boss fight del congregatore della carne. Qui prendiamo il drop, che è una spada, quindi importantissimo. Andiamo indietro e andiamo a prendere un ricordo. Butto. Perfetto, quindi non usciamo dal mondo Umbral. Lì c'è il ricordo da prendere, tua sorella. Perfetto. Dai, che andiamo di fretta, abbiamo una vita da vivere. Tu. Mamma mia, quanti mobetti scassa. Umbrellas, andiamo di qua. Tenete attenzione, ci sono due piccioni maledetti. Uno è qui e l'altro è lì. Teneteli fuori subito. Dovrebbero essere finiti. E qui c'è un altro oggettino. Cerchio dell'armonia Shuya. Qui prendiamo. Andiamo da questa parte e ci prendiamo anche questo oggetto qui, che non avevamo preso prima, che sono le frecce del veleno. Quindi in teoria qui abbiamo raccolto tutto. Se ho dimenticato qualcosa, fatemi sapere nei commenti, ma spero di no. Insomma, ci teletrasportiamo al nostro germoglio e andiamo a fare il boss. Ovviamente. Cavolo, 29.000 mi devo fare uccidere, mi rode un po'. Va bene, non è un problema. Potrei andare ad acquistare cose, ma mi secca. Quindi entro nel mondo Umbral, mi faccio uccidere, dopo riprendo il tutto. Alla fine non è un boss così complicato. E vi dirò, è anche discretamente bellino. Vedete, se qui parriate, lui vola da cavallo. Quindi, insomma, se fate un parry, poi potreste anche pensare... Aspetta, ora mi faccio ammazzare. Di fare fuori questi cosi. Quindi vi fate il giro e li fate fuori tutti. Ok. Dai ciccio, fammi fuori. E così chiamiamo Kukajin. Vi lascio il massacro per farvi godere della pena che mi infligge. Mamma mia, come sei lento. Su via. Che cos'è? Ok, siamo deceduti. Ora andiamo ad evocare Kukajin e vi mostro dove possiamo evocarla. Così la... Comunque affrontare il boss nel mondo Umbral vi fa prendere un pochino più di vigore eventualmente. Però insomma è molto rischioso. Quindi da qui, prima di entrare nella fight, vedete, potete evocare tutti questi personaggi. E per capire chi dovete evocare basterà cliccare, vedete? Tormund. Qui c'è il Vendante di Ferro. Qui abbiamo Damaroz. Qui abbiamo Kukajin. E qui abbiamo Pieta. Questo chi era? La prigioniera torturata. Quindi noi andiamo a evocare Kukajin. Ne possiamo evocare ovviamente solo uno, ma se fate ancora fatica con uno, potete anche andare a chiamare un vostro amico, quindi giocare in multiplayer. Entriamo nella nebbia e andiamo ad affrontare finalmente il boss. Ci riproviamo. No, ha preso di mira lei, siamo maledetto. Prendi di mira me. Vabbè, prendi di mira lei, va bene lo stesso.
non è che ci lamentiamo. Se vuoi menare lei. Oh. Ma mi posso riprendere loro intanto? Nel dubbio, non si sa mai. Ciccio, se caghi me ti tiro giù dal cavallo. Non vuole assolutamente, no. Mi ha solo dato un pizzettone. Mi sembra giusto. Dov'è? Questi saltate in avanti. Questi già in morsa, è una pippa. Niente, non mi prende a me. La con lei. Oh, sono riuscita comunque a intercettarlo. Aio. Perché non me la do per sicurezza, va? Oh, non vedo niente. Dov'è? Un uomo però. Abbia pazienza. Aio, questa l'ho sentita. Questa me la sono meritata tutta. Sei buono che non ho stamina. Mamma mia, il lock, raga. Il lock è terrificante. Però un pochino ce l'hai scassata. Ma non per niente. Sempre perché andiamo un attimo di fretta. A posto. Niente di che, come avete potuto vedere. È parriabile, è schivabile, è tutto. Per cui molto molto easy. Qui ci andiamo a risucchiare tutto quanto. Ovviamente non usiamo un seme qui. Dobbiamo entrare nel mondo Umbral. E qui andiamo a prenderci il suo ricordo che ci serve. Qui volendo c'è il faro da purificare. Non lo purificheremo in questa run perché quel finale l'ho già fatto, quindi ve lo mostro nella terza run. Qui andiamo a fare un altro finale, vediamo quale. Quindi non andiamo a purificare i fari a sto giro. Eventualmente, se cambio idea, torniamo e purifichiamo i fari. Ma vorrei provare a fare l'altro finale. Ed è una prova perché non l'ho ancora verificato. Per cui, ma vediamo un attimo. Ora, qui possiamo andare avanti. Vi mostro dove dobbiamo andare e ci fermiamo alla vestigia. Perché ho notato che molti di voi mi dicono: ma dopo dove devo andare? Basta guardarsi un attimo intorno, giovani. Cioè, l'unica strada disponibile è questa. Per cui andate di qua. Qui ci sarà un altro ricordo da prendere. Quindi rientriamo nel mondo Umbral e ci prendiamo un altro ricordo. Hello, ecco qui. Do you want to play? I know some fun games. Are you hungry? Poi conosceremo anche lei, T'ho detto che puzzano sti cosi. Sì, è un po'... un po' scorreggione. Altro che piccolo amico. Eccolo qui.
Possiamo parlare anche con lui. Continuiamo quindi anche la sua quest. Esaurite i dialoghi. E poi potete acquistare quello che non avete. Io quasi quasi acquisto. Li acquisto perché ce li abbiamo e non vorrei poi dimenticarmi di quello che riusciamo. Acquistiamo. Questi ce l'abbiamo. Questo non ce l'abbiamo, intanto lo prendiamo. E abbiamo preso tutto quello. No, questa mi sa che non ce l'abbiamo, eh. Il bastone appuntito. Io lo compro per sicurezza, che mi frega. Queste due ce le abbiamo sicuramente. Qui ci sono i piccoli frammenti di Deralium. Se volete li potete acquistare per 5.000. Li prendete e ne avete appunto per andare a pimpare le armi. Li acquisto giusto per. E da lui potete acquistare la zampa fortunata, che vi serve per fare il percorso che vi ho mostrato. Quello che vi ho detto trovate comunque il video sul canale, dove potete farmare appunto il Deralium. Dopodiché andiamo ad attivare la vestigia. Ovviamente giovani, prima di continuare e prima di salutarvi, prima mi dimentico, lo dico nella prossima, poi succede il panico. Tornate da Kukajin e pagategli la fattura. Vuole 3.000 di vigore. Pagategliela subito. Ok, mi raccomando, pagate sempre, se no, se artera, se inarbera e diventa un boss se non gli pagate le fatture. Continuate, vedete, a parlarci. Siamo a posto così e possiamo andare avanti, quindi ci vediamo nella prossima puntata.